Benvenuti a Magica Roma, 11 settembre, cresce l'attesa per la ripartenza del campionato, che qua, diciamo sempre che ci sono tante partite, però quando poi c'è la sosta nazionale io vedo che vado subito in astinenza. Ieri ha brillato la stellina di Tommaso Baldanzi, è il caso di parlare di stellina più che di stella, viste le dimensioni ridotte, che ha segnato tre reti con la maglia dell'Under 21, ovviamente italiana, contro la Norvegia nelle qualificazioni agli europei. Quindi subito grandi celebrazioni del nuovo talento Baldanzi, però prima di bisognerebbe anche vederli, gol, le partite, eccetera. E mi sembra di poter dire che Baldanzi, che non è una pippa, io non dirò mai che Baldanzi è una pippa, come non dico mai e non dirò mai che Cristante è una pippa o che Pellegrini è una pippa. Sono giocatori che hanno dato tutto quello che avevano, sono dei giocatori che, ai quali non si può chiedere, che diventino dei campioni. Pellegrini ha disputato anche una stagione, un paio di stagioni molto buone, poi purtroppo i problemi fisici probabilmente lo hanno un po' appannato e oggi non riesce più a garantire determinate prestazioni. Nel caso di Baldanzi ci troviamo in presenza sicuramente di un giocatore molto rapido, palla al piede, tecnicamente bravo, che stoppa anche molto bene la palla, quando se ne libera velocemente riesce anche a imbastire delle buone trame di gioco, e quando va però nel contrasto, vorrei dire più nel contatto fisico, perché non è anche, va sempre per terra, non ha molta forza, probabilmente poi crescendo si rafforzerà, metterà su anche qualche chilo, diventerà anche un giocatore più interessante. Però chi ha visto i gol, non dico la partita, almeno i gol di ieri di Norvegia-Italia, ha visto che almeno due reti sono praticamente regalate dalla difesa norvegese, che non va assolutamente a marcare e contrastare Baldanzi e gli dà tutto il tempo di avanzare, sistemarsi il pallone, prendere la mira, eccetera, eccetera. Il primo gol è un buon gol perché dice ruba il tempo agli avversari e piazza la palla, ma gli altri due, soprattutto il secondo, ma anche il terzo, proprio i difensori norvegesi completamente immobili, proprio le belle statuine, vabbè, così allora siamo buoni tutti, ragazzi. Comunque io insomma spero di sbagliare completamente la mia valutazione su Baldanzi, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni si possa rivelare un grande talento, ma ripeto, io ho le mie perplessità, sono tutte legate alle sue condizioni, alla sua tra virgolette inferiorità proprio fisico-atletica rispetto agli avversari. Oggi leggiamo in questo video un'intervista al nostro grande capitano, che è sempre nel nostro cuore, Francesco Totti, che sorprendentemente ripete un po' sempre le stesse cose, e evidente che c'è un problemino con la Roma da parte di Francesco Totti. Andiamo a leggere cosa ha detto. Totti ha parlato in un'intervista a Sky Sport, soffermandosi anche sull'amico Daniele De Rossi, e soprattutto ci interessa anche sapere cosa ne pensa del calciomercato della Roma. E inevitabilmente poi si arriva sempre poi a parlare anche di un ipotetico ritorno a lavorare per la Roma. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante. Se mi piace il mercato della Roma, ni. All'ultimo hanno iniziato a mischiare un po' tutto, questo dice Totti. Mischiare forse lui intende partenze e arrivi, ecco, svincolati. Bisogna vedere se hanno avuto ragione, speriamo di sì. Vabbè, queste cose le ho sempre dette, insomma, sono sotto gli occhi di tutti che sviluppare un calciomercato comprimendolo negli ultimi giorni, negli ultimissimi giorni a disposizione, e soprattutto la cosa più grave, a campionato iniziato, è molto discutibile come strategia. Poi ti può anche dire bene che indovini degli acquisti last minute, ma io contesto proprio il fatto che in partenza che questi giocatori non hanno la possibilità di fare la preparazione tutti insieme e di svolgere un lavoro a media lunga scadenza, che è quello secondo me che fa la differenza.
Continua Totti, un po' mi manca lavorare nel calcio, ma allo stesso tempo sto bene ugualmente perché ho altre cose da fare. Ma io sinceramente credo che quando una persona sta una vita così a lungo nel mondo del calcio, non so fino a che punto si possa trovare bene in altri settori. Purtroppo ne abbiamo avuto un tristissimo esempio con un altro nostro grande capitano che, come sapete, una volta uscito dal mondo del calcio si è un po' sentito anche abbandonato dal mondo del calcio. Non credo che sia facile questo passaggio, perché è un discorso proprio di adrenalina anche della partita, di sentirsi sempre un po' al centro dell'attenzione, di tutti quei riti quotidiani, quei movimenti, quelle cose che tutti i giorni fai quando fai un certo sport, no? Che ti vengono a mancare, secondo me. A Roma si parla sempre tanto del mio ritorno, ma poi in realtà non c'è nulla di vero. Nessuno mi ha mai chiamato o cercato e sinceramente non me l'aspettavo. Nonostante questo, siamo tutti felici, anche se i tifosi un po' meno. Quindi ancora una volta Francesco sente il bisogno di sottolineare veramente un tormentone ormai, che nessuno mi ha mai cercato, non me l'aspettavo, insomma, si parla del mio ritorno ma poi non si fa niente, insomma, dalle parole, alle sue parole, che adesso vi vado a rileggere, si trapela un malanimo, un magone, un malcontento, come volevamo. Trapela che lui vorrebbe tornare, insomma. A Roma si parla sempre tanto del mio ritorno, ma poi in realtà non c'è nulla di vero. Nessuno mi ha mai chiamato o cercato. Sinceramente non me lo aspettavo. Purtroppo Francesco non capisce, non vuole capire che lui non doveva fare quella conferenza stampa quando se ne va dalla Roma sbattendo la porta. Perché si è messo su un piedistallo per il quale lui diventa una figura scomoda per un eventuale presidente, dirigente, come proprietari, come i Friedkin o anche altri, perché ha dimostrato di essere una persona poco gestibile, che ha poca pazienza. Diciamola alla romana, che se sente sto cazzo, perché effettivamente sto cazzo è per noi, è sempre stato per noi, però lui in quel momento era un, se noi andiamo a stringere, era un dipendente, era un dirigente, come lo vogliamo chiamare, era uno stipendiato della Roma che faceva un lavoro per il quale veniva pagato anche bene, non si sentiva molto coinvolto e non ha accettato questa situazione. Se non mi fanno fare niente, non mi ascoltano, me ne vado, così, con conferenza stampa, in televisione, eccetera. Secondo me deve essere più diplomatico, perché uno poi prima di affidarsi a una persona con una personalità così forte ci pensa. Infatti continua. Diventi ingombrante, se lo dice da solo, un nome importante offusca tutto il resto. Quante volte noi abbiamo sentito dire, all'epoca quando Totti giocava, c'era quel modo di dire Totti è la Roma, ve lo ricordate, no? E c'erano anche gli striscioni sulle tribune, ma Totti non è la Roma, ragazzi, Totti è il giocatore più importante della nostra storia, ma come vedete, si è ritirato, siamo andati avanti lo stesso, eh. Però se sei una persona competente eppure importante succede questo: se non veniamo presi in considerazione, evidentemente si è legati ad altri obiettivi e pensieri. Io penso che il problema sia quello che ho individuato io. Comunque dico questo anche lo dico serenamente, che se la Roma si doveva affidare a Ghisolfi, che comunque è uno che sceglie i giocatori ma poi i contratti li fa e li chiude la Soluku, a sto punto andava bene anche Totti per scegliere i giocatori, forse era anche meglio, anzi molto probabilmente era meglio, questo lo devo dire. Cioè, a sto punto io sinceramente, sapete che non ho molta fiducia in Ghisolfi, mettevo uno che
nessuno avrebbe avuto nulla da ridire e sono certo che lui avrebbe saputo scegliere bene perché Totti, sotto questo punto di vista, cioè lui deve fare proprio quel lavoro lì, secondo me. Cioè deve, perché ha l'occhio per capire chi ha talento, chi può diventare, chi è già bravo, chi non ha grandi mani, ce l'ha. Il problema è il discorso proprio burocratico, come lo vogliamo chiamare, contrattuale, lì ha bisogno di una figura che gli viene affiancato, ma io credo che lui in quel settore possa dare molto. Allora, tocca a De Rossi mettere bene in campo i giocatori e trovare la loro migliore condizione. Nell'ultimo mese ci siamo sentiti molto spesso io e lui, gli ho dato consigli così come lui li ha dati a me. Questa è un'altra cosa che ricorre molto spesso nelle interviste che rilascia Totti negli ultimi tempi, cioè che lui fa sempre, dice sempre ci sentiamo spesso con De Rossi, quindi come per dire siamo amici, ci sentiamo sempre, a un certo momento coinvolgetemi pure a me, datemi un ruolo, no? Cioè io leggo questo nelle parole di Totti. Ma tra l'altro non aveva nulla in contrario. È contento De Rossi di quello che sta facendo, ma ovviamente cerca di fare meglio perché non pensava di partire in questo modo. Ah, in realtà, ragazzi, io e noi tante volte abbiamo segnalato il pericolo di proprio invece di partire male, proprio perché avevamo un grande ritardo sul calciomercato, eh. Soprattutto dicevo io queste partite a metà agosto in Sardegna con il caldo eccetera, e ci poteva stare effettivamente invece di partire male perché la squadra non era ancora pronta. Ha però la testa De Rossi per fare una grande annata. Beh, per annata ci sono i giocatori più che la testa. I giovani vengono ceduti dai giallorossi? Per me è semplice la risposta, bisogna fare chiarezza. Se si esce allo scoperto dicendo la verità diventa più semplice, mentre se si nascondono le cose dentro Trigoria diventa complicato. Questa è un po' enigmatica, un po' sibillina, non fate, non cercheremo di capirla dopo. Baldanzi mi è sempre piaciuto come giocatore ragazzo, ha una carriera davanti, fare paragoni mi sembra riduttivo e non giusto nei suoi confronti. Con chi li vuoi fare i paragoni? A chi lo vuoi paragonare, Baldacci? A Giovinco, non forse a Giovinco. Sono contento per lui che sia di buon auspicio per continuare questi livelli. Siamo tutti contenti, finora non è, si è visto molto comunque quando ha giocato la maglia della Roma. Speriamo bene. Allora andiamo a rileggere questa frase. I giovani vengono ceduti da giallorossi. Per me è semplice la risposta, bisogna fare chiarezza. Se si esce allo scoperto dicendo la verità diventa più semplice, mentre se si nascondono le cose dentro Trigoria. Diventa complicato. Ma è una frase abbastanza polemica comunque. Diciamo che. Lui forse vuole dire, insomma, ci vorrebbe forse maggiore chiarezza su come vengono considerati, valutati in prospettiva i giovani che ha a disposizione l'allenatore, ma sinceramente non ho capito molto bene cosa voleva dire. Quello che ho capito è che Totti è un giocatore che è nel nostro cuore, sicuramente, è il più forte giocatore della nostra storia. Forse quello più importante è stato Falcao perché Falcao ha avuto una capacità di cambiare la nostra mentalità da un giorno all'altro della serie. Ma io qua sono venuto per vincere lo scudetto, cioè si è presentato, ma io a Roma sono venuto per vincere lo scudetto, che siamo rimasti così, ho detto ma lo scudetto. Totti è un discorso diverso, si è inserito, è cresciuto, non è arrivato da Marte, no? Dal Brasile, è roba nostra, quindi lo abbiamo visto crescere giorno dopo giorno ed era proprio uno di noi a tutti gli effetti, che si è andato poi a ritrovare in una squadra fortissima e ci ha messo proprio il carico da 11 con la sua classe, ma sono due storie molto diverse. Sicuramente quello che è più prestigioso, più importante della storia di Roma direi che è Francesco Totti. Dalle sue parole, come ho già detto, emerge il desiderio di rientrare, soprattutto ora che ha un suo grande amico a fare l'allenatore della Roma. Ecco, quindi ciclicamente
esce fuori questo refrain che lui nessuno l'ha mai cercato, che non si aspettava, ma purtroppo lui se n'è andato sbattendo la porta. Francesco lo deve capire questo. Non ha avuto pazienza, lui doveva rimanere al suo posto, aspettare le sue occasioni, fare tanta esperienza. Quando era in tribuna con un ruolo preciso, possiamo dire serenamente che lo vedevamo molto annoiato, anche perché spesso ridacchiava, anche perché lui non era pronto per smettere, avrebbe voluto continuare. E in tribuna non vedevamo un dirigente, vedevamo ancora un ex giocatore. Sembrava quasi uno che era infortunato e si stava vedendo la partita della sua squadra, ma sfrigola dalla voglia di tornare a giocare. Non ha avuto pazienza, non è andato sbattendo la porta, purtroppo questo è il prezzo che sta pagando. E io onestamente, come tifoso, cioè come osservatore, diciamo, come narratore di vicende della Roma, ci posso pure stare in questo momento alla scelta della proprietà di non coinvolgere Totti. Però come tifoso una porta aperta a Totti, sinceramente, la lascio. La lascio perché, ripeto, in quel ruolo che ho indicato ci può stare. Lui deve fare un lavoro, tra virgolette, di campo, cioè deve entrare nel discorso tecnico della scelta dei giocatori, del raccordo magari tra squadra e società, rapporti anche fra tifosi e società, queste cose lui le può fare, non gli devono far fare cose troppo complesse, diciamo, dal punto di vista giuridico, eccetera, eccetera, perché non ha proprio il curriculum per farlo, ma ha molta esperienza invece in quelle cose che ho individuato. Comunque, è chiaro che se domattina arrivasse la notizia che Totti è stato coinvolto nella Roma con un ruolo, penso che saremmo tutti contenti, obiettivamente nessuno direbbe ah Totti non ce lo voglio, no? È lo stesso discorso che vale anche per De Rossi nel momento in cui viene incaricato di fare l'allenatore della Roma. Bene, allora ho letto l'intervista di Francesco, aspettiamo ancora di avere l'ufficialità sulla cessione di Zalewski al Galatasaray. Quindi ci avviciniamo giorno dopo giorno alla ripartenza del campionato in quel di Genova, con Genoa-Roma fissata per il 15 settembre, ore 12:30.